Ciao a tutti, buongiorno, oggi possiamo dire buongiorno, bentornati, bentrovati. Siamo arrivati all'ultima puntata del nostro stupendo show di servizio, del nostro Paint Show. Cosa particolare, perché è uno show, comunque è la prima volta che sui social live si crea un format del genere. A noi piace chiamarla trasmissione di servizio e speriamo comunque di aver offerto un servizio, cioè di avervi aiutato a magari a risolvere dei problemi, a sistemare una persiana, a chiarire dei dubbi, quello che avevate, ad aggiustare e rimodernare il mobile della nonna. Insomma, speriamo di aver colpito nel segno. Comunque è solo una piccola pausa estiva. Rio ha già prenotato l'ombrellone a Cattolica e quindi ha detto che per andare bastava così. Ci rivedremo a settembre di sicuro. Tra l'altro non vi lasciamo soli durante l'estate. Ogni giovedì posteremo un nuovo video, quindi andremo comunque a snocciolare altri trucchetti e segreti relativi ai prodotti e relativi alle applicazioni. Quindi con tutta tranquillità, in tutta comodità, anche sotto l'ombrellone, mentre bevete la vostra bella birretta fresca o vi mangiate la vostra bella fetta di cocomero, potete comunque continuare a seguirci e a starci vicini. Noi non vi abbandoneremo neanche durante l'estate. Detto questo, direi passiamo subito al video. Oggi siamo rientrati in casa e riprendiamo in mano il discorso delle decorazioni e parliamo degli stencil. Guardiamo il video e poi andiamo avanti. Vedo che ti sei decorato il secchio, Rio. Stai bene con la marena comunque. Ti dona. Ti fa pandan con il tono. Ma come fai adesso? Hai prenotato a Cattolica per l'abbronzo, la crema solare? Come funziona? Te la metti, non te la metti? No, siete protetti comunque. Bene. Vediamo, allora, cosa ci serve? Veramente poca roba. Abbiamo utilizzato in questo caso il vintage e il golden. Attrezzi, lo stencil, pennello, carta gommata e la spatolina. Carta gommata per bloccare lo stencil nel punto, comunque per renderci un po' il lavoro un pochino più semplice. Ecco, questo è esattamente lo sportello che stiamo guardando lì nel video. La carta gommata, dicevo, blocchiamo lo stencil e andiamo direttamente ad applicare a tampone con il pennello piuttosto scarico. Quindi qui molto importante avere sempre a portata di mano un panno dove scarichiamo il prodotto, evitiamo accumuli, evitiamo gocce, evitiamo di caricare troppa vernice e andiamo a lavorare a tampone, semplicemente esercitando una leggerissima pressione senza dare il colpo di pennellata classico. Quindi non andiamo avanti e dietro, ma diamo dei colpettini battendo sulla superficie cercando di spostare lo stencil il meno possibile. Dopodiché facciamo la nostra rimozione ed essiccazione. Invece nel secondo tutorial abbiamo fatto uno stencil ad alto spessore, quindi invece la tecnica è la stessa. Apriamo il prodotto, mescoliamo bene, fissiamo il nostro stencil, anzi in questo caso magari lo blocchiamo anche in più punti, e andiamo ad applicare il vintage in cui abbiamo utilizzato, e chiaramente quando si lavora ad alto spessore il vintage è l'unica opzione che abbiamo, e andiamo ad applicare il vintage con la spatolina cercando di non fare una pressione esagerata sulla superficie per non mandare il prodotto praticamente sotto lo stencil e quindi non sbordare, non creare
delle sporcature, comunque delle imperfezioni. Poi qui l'abbiamo completato praticamente applicando una mano di sempre di marzapane che avevamo utilizzato sulla base, incrociando le pennellate ad X per dare comunque un po' di movimento e lasciare segni di pennellata e andare ad uniformare lo stencil al resto della base, della superficie. E poi con l'applicazione dell'oro abbiamo fatto una patinatura, un effetto un po' industriale, molto graffiante, molto presente, tendente comunque al nero e dai colori abbastanza forti. Poi comunque le combinazioni sono frutto semplicemente di vostre scelte. Comunque abbiamo applicato il metallizzato sopra, lo abbiamo scaricato direttamente prima dell'essiccazione per andare a creare queste macchie che ci danno un po' il fondo disomogeneo, quindi qui lo stencil è presente anche dal punto di vista fisico, si riesce a toccare. Allora andiamo a vedere un attimo, facciamo un focus un po' più dettagliato. I prodotti che abbiamo utilizzato in questo caso sono il Vintage ed il Golden, sempre della linea Prestige. Che dire, partendo dallo stencil classico, quindi l'applicazione semplice, quella dove utilizziamo il pennello a tampone. Allora, un piccolo dettaglio, si vendono anche dei pennelli apposta per gli stencil, quindi tondi con la setola tagliata piatta in maniera tale da coprire più superficie possibile e darci quindi una mano nella stesura e nell'applicazione, o altrimenti si vendono i tamponcini, quindi manichetto tipo pennello, invece di avere la setola abbiamo sopra un tamponcino, può essere tondo o quadrato, di gomma piuma, oppure utilizzate proprio la gomma piuma pura così come sta. Questi sono gli strumenti più comuni. Poi abbiamo visto si può utilizzare anche la spatola se facciamo alti spessori. Comunque, tornando allo stencil base, se lavoriamo con il comune, il classico pennello da casa, poi storia che vale, discorso valido poi anche sugli altri attrezzi, però diciamo che il pennello classico è quello che più o meno in casa abbiamo tutti, quindi se ci troviamo lì un'improvvisata, vogliamo fare uno stencil così, possiamo benissimo utilizzare un attrezzo di facile reperimento. Allora, molto importante, come accennavo nel video, avere sempre a portata di mano un panno, un telo, un qualcosa dove poter scaricare il prodotto, perché andiamo ad intingere con il pennello, con il nostro tampone, scarichiamo onde evitare di lasciare accumuli soprattutto sui lati della setola e magari rischiare di fare gocce. Un'applicazione eccessiva, troppo prodotto, tende poi a sbordare, comunque ci può causare dei difetti, degli inestetismi. Quindi scarichiamo il prodotto, magari facciamo delle piccole prove, andiamo a vedere se quello che stiamo rilasciando è sufficiente o meno, regoliamoci, insomma, non partiamo subito in quarta caricando e andando direttamente ad applicare sullo stencil, perché lì si rischia moltissimo. Scarichiamo un pochino, tamponiamo un po', dopodiché partiamo con la nostra applicazione. Lo stencil deve essere ovviamente ben fermo, se si tratta di cose piccole potete anche tenerlo con le mani, però se abbiamo grandi superfici da coprire, la carta gommata è il miglior amico in questo caso. Quindi blocchiamo con la carta gommata, teniamo ben fermo lo stencil, tamponiamo su tutta la superficie, rimuoviamo la carta gommata dappertutto e poi con colpo deciso, non in blocco ma partendo da un lato per andare a finire verso l'altro, rimuoviamo anche lo stencil. Importante è non esitare, non avere esitazioni, rimuoviamo bene tutta la carta gommata e non facciamo avanti e dietro, perché comunque andiamo poi sicuramente a causare dei difetti, è impossibile ritornare indietro e riprendere perfettamente l'esatta posizione. Quindi una volta che andiamo a togliere, con mano decisa leviamo prima la carta gommata tenendo lo stencil fermo e poi tiriamo su ed eliminiamo la nostra guida. Importantissimo non tornare indietro. Facciamo asciugare, ripetiamo l'applicazione dove preferiamo, se vogliamo poi sopra mano di finitura a proteggere. In questo caso, nel caso dello stencil classico, quello effettuato a tampone,
possiamo utilizzare un po' tutti i prodotti, perché comunque l'applicazione, l'effetto che otterremo alla fine sarà una stampa, un disegno, quindi indipendentemente dal tipo di prodotto che utilizziamo, andiamo comunque ad ottenere quel disegno lì. Ecco, l'unica cosa, variando le viscosità, dobbiamo noi mettere un pochino più di attenzione, più il prodotto è fluido, più l'attenzione e la delicatezza sono due cose richieste. Con il vintage, con gli smalti che hanno, diciamo, una viscosità, una densità un pochino più alta, possiamo anche permetterci il lusso di caricare un pochino più prodotto sulla superficie. Se andiamo a lavorare con prodotti dalla bassa viscosità, quindi ad esempio gli oli decorativi o gli impregnanti, possiamo anche fare gli stencil con gli impregnanti. In quel caso, essendo prodotti molto liquidi, molto viscosi, consigliamo intanto di utilizzare delle spugnette e non i pennelli, perché comunque il prodotto liquido dalla setola tenderebbe a scivolare, lasciando un accumulo che poi andrebbe sotto a penetrare sotto lo stencil, quindi cioè il rischio di fare dei danni è molto alto in quel caso. Con i prodotti quindi molto liquidi usiamo una spugnetta e lavoriamo con la spugnetta ben scarica, quindi assicuriamoci che anche effettuando una minima pressione, perché la pressione che dobbiamo andare ad effettuare è molto leggera, non dobbiamo schiacciare. Dobbiamo effettuare una minima pressione, assicuriamoci comunque che la parte di prodotto distribuita non vada al di là della forma del nostro stampino, quindi scarichiamo bene anche in quel caso, magari strizzatina per far andare via le gocce, per far andare via tutti i residui, assicuriamoci che non ci siano perdite e quando tamponiamo delicatezza massima, al limite lavoriamo con l'angolino se non riusciamo a lavorare bene con tutta la superficie piatta oppure con un taglierino, con delle forbici andiamo a modificare un pochino la forma della nostra spugnetta per aiutarci, però importante che sia ben scarica e che non abbia residui, non abbia alcun tipo di accumulo. Questo per quanto riguarda lo stencil classico. Quindi qui la libertà di prodotto, diciamo che c'è. Ecco, possiamo effettuarlo con quello che vogliamo. Ragioniamo diversamente quando andiamo ad effettuare uno stencil materico ad alto spessore. Perché intanto le caratteristiche del prodotto ci devono consentire comunque sia di mantenere lo spessore anche dopo l'essiccazione. Ciò non succede con gli smalti, non succede con gli oli decorativi, non succede con gli impregnanti che sono prodotti a bassa viscosità che hanno poi la tendenza a distendersi e ad uniformarsi molto. Invece sul prodotto materico col prodotto materico possiamo andare a effettuare anche robe ad alto spessore. In questo caso il prodotto materico della linea Rio Verde, lo conoscete bene, è il vintage. La tecnica applicativa è praticamente la stessa, quindi posizioniamo lo stencil dove ci interessa, blocchiamolo bene, anzi in questo caso andiamolo a bloccare anche meglio dello stencil classico dato a tampone, perché dovremmo lavorare con la spatola, non possiamo lavorare tamponando, ma dobbiamo andare a stendere il prodotto, quindi qui ci vuole estrema delicatezza, non bisogna premere. Una volta appoggiata la vernice sulla superficie, ci basta far scorrere la spatola senza fare eccessiva pressione. Ecco, magari con le dita ci aiutiamo tenendo lo stencil ben schiacciato contro il nostro supporto. Quindi andiamo a fare un pochino di pressione con le dita. Teniamo lo stencil schiacciato bene, diminuiamo lo spazio, diminuiamo il rischio comunque di far finire la vernice sotto lo stencil, perché lì è che si crea l'errore. Applichiamo su tutta la superficie, rimuoviamo bene lo scotch, come dicevo prima, in un unico colpo rimuoviamo lo stencil. Se notiamo difetti, problemi o magari delle piccole sbordature, in genere quando si tratta di lavori ad alto spessore conviene non intervenire subito, quindi conviene far asciugare bene tutto il supporto,
Dopodiché andare a lavorare con magari una lamettina o con della carta vetrata piegata a mo' di spatolina, potete anche mettere tipo incollare delle striscettine di carta vetrata sotto la vostra spatola con del biadesivo e poi andare a lavorare con la spatolina, si eliminano i difetti, si eliminano le sbavature. In genere io mi trovo molto bene con la lametta del taglierino, si eliminano le sbavature. Una volta fatte le nostre correzioni, allora lì possiamo riapplicare lo stencil e andare a delineare bene, a definire bene tutte le zone che abbiamo corretto, quindi dove abbiamo eliminato del prodotto. Non sono chiaramente gli unici modi per poter utilizzare uno stencil, abbiamo voluto mostrarvelo in due maniere, però quando ripartiremo con la nuova stagione, poi faremo anche un'altra puntata dedicata allo stencil, dove andremo a vedere lo stencil mescolato alla tecnica shabby e lo stencil in rimozione. Quello con la tecnica shabby ve lo voglio far vedere da vicino. Vedete, qui praticamente abbiamo semplicemente utilizzato lo stencil nella fase di inserimento della cera. In questo caso cosa ho fatto? Ho preparato un piccolo fondo, ho creato una sorta di effetto patinato utilizzando il rosa e il cocco, il frappè ed il cocco. Dopodiché ho preso il mio stencil. Nel momento in cui dovevo applicare la cera per creare il distaccamento, così come abbiamo visto nell'effetto shabby chic, ho preso il mio stencil, l'ho posizionato sulla superficie, ho messo la cera all'interno del disegno guidato dallo stencil. Tolgo il mio stencil, ho fatto la sovravverniciatura. Quando poi sono andato a sollecitare con la paglietta e con la Scotch Brite, con il panno abrasivo, insomma, la rimozione, quindi il distaccamento della cera che utilizziamo per creare l'effetto shabby, avviene ugualmente, ma avviene con una forma guidata, quindi con un disegno guidato. Così possiamo inserire scritte, possiamo inserire elementi decorativi, greche, fiori, quello che più ci pare, all'interno di un mobile e far comunque combaciare anche quell'elemento decorativo lì con lo stile unico del mobile. Vedete, normalmente nel mondo shabby lo stencil viene comunque ci va a braccetto, diciamo, quindi si crea il pannello, si crea il proprio effetto. Una volta asciugato l'effetto, si prende lo stencil, lo si applica sopra, tamponando con il pennello, rimuoviamo, otteniamo una scritta in sormonto. Invece, in quest'altro caso, non andiamo a lavorare in sormonto, ma lavoriamo praticamente in rimozione, quindi la scritta non viene più sopra al nostro effetto, ma viene all'interno dell'effetto, quindi anche la scritta avrà lo stesso gusto, lo stesso sapore. Questo serve per dare un'opzione, un'opzione diversa e un gusto differente al nostro lavoro. Oppure possiamo lavorare in rimozione su bagnato, quindi ad esempio quando abbiamo effettuato l'effetto qui sullo stencil materico, quando abbiamo applicato il golden che poi siamo andati a scaricare, ecco, in quel caso, e avviene anche quando lavoriamo con le spazzole, poi vi mostreremo nei tutorial futuri delle tecniche di applicazione anche con la spazzola. Quando andiamo ad applicare il prodotto con la spazzola su una superficie tinta unita, ad esempio per creare un effetto cementizio, quindi facciamo la nostra superficie tinta unita con il marzapane, con l'RB, col marzapane, con il grigio chiaro, il vintage, con il grigio scuro andiamo a creare la graffiatura e l'effetto cemento utilizzando la spazzola di plastica, la classica spazzola, la brusca la chiamano qui a Bologna, la classica spazzola di plastica, quella utilizzata per il bucato o la spazzola di saggina. Andiamo ad applicare il colore a contrasto sopra spazzolandolo, distribuendolo in maniera irregolare. Una volta effettuata l'applicazione a spazzola, la superficie può sembrare asciutta, ma in realtà c'è un margine di tempo di una mezz'ora, 40 minuti in cui il fondo ha ancora un'alta presenza di umidità. In quel momento interveniamo noi. Cosa facciamo? Lavoriamo così. Prepariamo il nostro fondo, quindi mano di tinta unita.
Applichiamo il prodotto di contrasto a spazzola, quindi creiamo una superficie disomogenea macchiata. Appena abbiamo creato quella superficie, applichiamo il nostro stencil con lo stesso colore scuro di contrasto. Riempiamo gli spazi dello stencil, rimuoviamo lo stencil, prendiamo nuovamente la nostra spazzola e andiamo a spazzolare l'applicazione che abbiamo appena fatto. Che fenomeno succede in questo caso? Succede che, avendo noi applicato un secondo strato di vernice sopra un fondo che non era ancora completamente asciutto, ma aveva una buona parte di umidità ancora all'interno, andiamo ad intenerire quel fondo lì, quella prima mano che avevamo dato. Quindi la vernice che applichiamo noi nello stencil bagnerà il fondo e lo ammorbidirà e lo renderà in realtà cedevole. Ecco, se noi dopo l'applicazione dello stencil rimaniamo fermi e facciamo asciugare tutto, otteniamo un classico stencil in sormonto. Se invece dopo aver applicato lo stencil rimuoviamo e andiamo a spazzolare immediatamente, succede che con la spazzolatura si rimuove prodotto, seguendo ovviamente la forma, quindi uscirà fuori il disegno da noi imposto, si rimuove il prodotto nei punti in cui abbiamo caricato, quindi le zone in cui abbiamo riapplicato vernice in realtà andranno a detonalizzarsi, il prodotto si distribuirà irregolarmente sul resto della superficie più asciutta. Quelle zone lì si detonalizzeranno e ci faranno avere uno stencil in rimozione, in trasparenza, un po' come i vecchi affreschi che tornano fuori da un intonaco un po' inumidito, invecchiato. Quindi avremo un effetto vedo non vedo molto molto interessante, soprattutto per decorazioni un po' sull'anticato, ma anche sul moderno industrial, lo steampunk, tutti quei gusti un po' forti dove la componente rovinata, non troppo visibile, la fa da padrona, diciamo. Quindi avete visto, cioè in realtà ci sono tantissime maniere per realizzare uno stencil. Forse la spiegazione è stata un po' complessa, però realizzeremo proprio un video apposito e quindi andremo a vedere come, e quindi praticamente uniremo i vari anelli della catena, uniremo il video dello shabby chic all'applicazione di uno stencil e creeremo quindi lo stencil in stile shabby, uniremo gli effetti, le velature realizzate con spazzola all'applicazione dello stencil per fare lo stencil in rimozione. Ci torneremo, ve lo farò vedere e vi renderete conto che in realtà è molto più facile di quello che sembra. Non sono un grande oratore, probabilmente a volte ho la tendenza a tirare fuori troppi dettagli, magari a rendervi le cose, a farvi sembrare le cose un po' complesse, ma realmente sia per lo shabby, per lo stencil shabby che per l'altro tipo di stencil, l'applicazione è molto semplice. Quindi ci torneremo più che volentieri, perché è molto, molto interessante l'utilizzo dello stencil, arricchisce tantissimo il nostro ambiente, lo personalizza. Ecco, un altro dettaglio: gli stencil li troviamo in vendita, ovviamente sono un prodotto che nei colorifici, nei negozi di belle arti, nelle ferramenta, spesso e volentieri non manca, perché sono un prodotto conosciutissimo di largo utilizzo. Però ci sono anche altre soluzioni, quindi possiamo realizzare volendo anche gli stencil da soli. Come? Allora, intanto la versione classica, la soluzione più semplice in assoluto è quella della carta gommata. Creiamo il nostro manufatto, lo realizziamo, lo verniciamo, asciughiamo, battezziamo la zona, il punto in cui vogliamo realizzare lo stencil, applichiamo la carta gommata sulla superficie. Praticamente andiamo a foderare la superficie intera da decorare con la carta gommata. Creiamo il nostro disegno, la nostra scritta, la nostra decorazione, rimuoviamo la parte che ci interessa, perché poi a quel punto, una volta applicato ad esempio su tutta la superficie, io posso decidere se rimuovere la parte esterna o la parte interna e quindi decidere se andare ad ottenere un effetto in positivo o in negativo.
ho anche un margine in più. Facciamo il nostro disegnino con la lamettina, il taglierino, seguiamo tutto il perimetro, rimuoviamo la parte interessata, tamponiamo, facciamo l'effetto ad alto spessore materico, gusto, a gusto, a gusto, scegliete voi, e abbiamo realizzato già uno stencil a partire dalla carta gommata, oppure altrimenti compriamo dei fogli di acetato, dei fogli di plastica, stesso discorso, anzi con i fogli trasparenti possiamo anche fare il vecchio trucchetto della finestra come si faceva da bambini, si posa il foglio sulla finestra, si mette il disegno sotto, si fissa con la carta, si va direttamente in copia. E poi dopo si ritaglia. In quel caso andiamo a creare uno stencil simile a questo qua, quindi riapplicabile e riutilizzabile. Oppure, molto comodo e anche molto bello, soluzione che io uso spessissimo, vi trovate un bel negozietto di fiducia. Spesso anche i colorifici, le ferramenta hanno a disposizione la parte dedicata alla stampa, quindi possibile anche che abbiano all'interno un plotter. In quel caso, che fate? Andate lì direttamente in negozio o con la vostra chiavettina, con il vostro logo, scritta, immagine, disegno, quello che volete, lo inserite nel computer, lo date al negoziante, quello vi mette direttamente in stampa sul nastro sul rotolone di PVC adesivo la vostra immagine, il vostro loghetto e vi crea il vostro stencil personalizzato adesivo. Pro e contro, lo potete usare una massimo 2 volte, perché poi quando andate a staccare, ovviamente più lo stencil è complesso, più si rischia di romperlo. Quindi magari in alcuni casi, se siete fortunati che la decorazione è molto semplice, riuscite a staccarlo e a riapplicarlo. Però questo è il contro, quindi il basso utilizzo. Il pro è che così riuscite a riprodurre in maniera assolutamente perfetta, perché poi lì sarà una punta diamantata a tagliare, sarà un computer a guidare tutto quanto. Riuscite a riprodurre in maniera perfetta ogni tipo di decorazione, ogni tipo di disegno e soprattutto l'unicità, perché potete assolutamente creare stencil personalizzati completamente unici e irripetibili. Quindi ci sono proprio io questa soluzione, comunque sono soluzioni anche abbastanza economiche, non si va a spendere molto, non si va a spendere molto. Normalmente si vendono a metri quadri quelle cose lì, ma potete anche non per forza realizzare, comprare e acquistare 1 metro quadro e farci stencil, ma anche fare dei pezzettini un po' più piccolini. Ecco, un'altra soluzione potrebbe essere il caro vecchio adesivo con la scritta. Andiamo lì a ritagliare gli adesivi già esistenti, quindi seguiamo il perimetro della scritta e ritagliamo la parte che ci interessa e abbiamo creato anche in quel caso uno stencil adesivo. Comunque sono tutte cose facili, abbastanza realizzabili, anche la realizzazione dello stencil a mano. Più avete la mano ferma, più il lavoro verrà bene, però in realtà non è poi così complessa. Ma anche il caro vecchio scotch, la carta gommata, ci dà grandissime soddisfazioni anche nelle decorazioni. Poi esistono anche delle carte gommate già semilavorate, quindi che riproducono dei motivi, magari per fare delle cornici o delle greche o delle parti di perimetro. Quindi, insomma, guardate, andate nel vostro negozio di fiducia, nel vostro colorificio, nella vostra ferramenta, e sicuramente non rimarrete delusi. Direi che per il momento sugli stencil qualcosina l'abbiamo detta. Adesso non rimane, adesso la palla passa a voi, perché non resta nient'altro che mettersi lì, applicare, fare, provare, e vedrete che poi i risultati che otterrete saranno sicuramente molto interessanti. Poi ovviamente non dovete neanche essere super perfetti, perché se andate a piazzare uno stencil, una scritta sopra ad un effetto già anticato, rovinato, è anche bello, una volta effettuato lo stencil, è anche bello dargli una leggera carteggiatina per rovinarlo un pochino e dargli quel gusto un pochino più retrò. Comunque, diciamo che le strade percorribili sono veramente tante. Adesso sta solo a voi e alla vostra fantasia poi fare il resto. Passiamo al nostro super spot, dopodiché andiamo con i tormentoni da casa e con i tormentoni estratti dall'esperto risponde, ed eventualmente, se ci sono, con le domande da casa.
Di quanto conosco e riconosco, tra tutte le cose, è il legno il mio miglior amico. Porto per il mondo, nei miei vestiti, aroma di segheria, odore di tavola rossa. Ti conosco, ti amo. Vivi di nascere, legno. Per questo, se ti tocco, mi rispondi come un corpo amato. Mi mostri i tuoi occhi e le tue fibre, i tuoi nodi, i tuoi nei, le tue vene come immobili fiumi. Come un violino si innalza il canto o il lamento della siega nel bosco, e così nasce e comincia ad attraversare il mondo il legno, fino a essere costruttore silenzioso, tagliato e perforato dal ferro, fino a soffrire e proteggere, costruendo la casa dove ogni giorno si incontreranno l'uomo, la donna e la vita. Bene, passiamo ai tormentoni. Andiamo, ecco qua, posso creare il mio stencil? Assolutamente sì, come dicevo prima. Carta gommata, il modo più semplice, più facile, più casalingo. Quindi copriamo la nostra superficie, creiamo il disegno, tagliamo il perimetro e rimuoviamo la parte che ci interessa. O altrimenti direttamente fogli di plastica, fogli di acetato, stesso discorso, creiamo il nostro disegno con il taglierino, rimuoviamo la parte che vogliamo. Anche in quel caso possiamo utilizzare magari gli interni delle lettere staccate per fare degli stencil in negativo o per fare dei sormonti. Ecco, un'altra cosa molto bella dello stencil è il sormonto, poi vedremo anche quello. Comunque allora, carta gommata come base. Altrimenti foglio di plastica, foglio di acetato, oppure come soluzione, come dicevo prima, copisterie o stampatori o negozi di belle arti con a disposizione il plotter, quindi chiavetta, file, plotter, ritaglio e ottenete il vostro stencil adesivo unico, personalizzato. Passiamo al prossimo domandone. Ecco, posso usare solo Vintage Prestige? No, assolutamente no. Anzi, se voglio fare uno stencil materico ad alto spessore, sì, posso usare solo il Vintage Prestige perché ha la caratteristica proprio di mantenere spessore anche dopo l'essiccazione. Se voglio fare stencil di natura classica, quindi dove vado a lavorare a tampone o col pennello o col tamponcino di spugna, di gomma piuma, ecco, in quel caso posso tranquillamente utilizzare anche altre categorie di prodotti. L'unica cosa, ricordiamoci, come avevo accennato prima, non carichiamo troppo, scarichiamo bene e prepariamoci sempre un panno, un tovagliolo dove andare a fare delle prove, quindi evitiamo di caricare troppo prodotto e magari se usiamo prodotti di natura molto liquida evitiamo il pennello e lavoriamo con la spugnettina che ha la tendenza a trattenere un pochino di più. Col pennello è facile ottenere la gocciolina. Quindi no, non si può usare solo il vintage, in base all'effetto che vogliamo ottenere possiamo usare benissimo anche altri prodotti. Prossimo domandone. Devo applicare una finitura? Beh, diciamo che qua la risposta è un po' quella di sempre, quella che diamo quando parliamo degli effetti, quando parliamo del ripristino dei mobili in casa. Se devo applicare una finitura è un po' una lotteria, dipende dallo sforzo, dipende dal tipo di utilizzo che andiamo a fare del nostro manufatto, dal tipo di sforzo che gli chiediamo. Ovviamente, magari ve l'ho ripetuto 40.000 volte, ma lo ripeto anche adesso, bagno e cucina, sì, io la finitura personalmente la darei. Ambienti dove si mangia, ambienti dove c'è il rischio della macchia, sì, diamo la finitura perché comunque ci alza di molto l'asticella della protezione. Quindi non è obbligatorio, chiaramente se stiamo facendo un pannellino, un quadro, ad esempio come questo qui, ecco, in questo caso non abbiamo applicato e non applicheremo mai finitura perché, insomma, non... a meno che non tirate i bicchieri di vino contro le pareti, però può succedere anche quello, chissà. Però ecco, insomma, quelle situazioni a rischio, quindi applicare una finitura
Valutiamo, si può fare tranquillamente, però valutiamo se è il caso di applicarla. Allora, prossimo tormentone. Si applica solo a pennello? No, come dicevo prima, il pennello è la soluzione casalinga. Diciamo che noi, nei nostri video, in questi video, cerchiamo di proporvi sempre le situazioni, le soluzioni più semplici e realizzabili in casa senza l'acquisto di materiali e l'acquisto eccessivo, senza andare a comprare troppi attrezzi o troppi materiali. Però effettivamente esistono strumenti specifici anche proprio per l'applicazione dello stencil. Come dicevo prima, i pennelli già tondi, tagliati piatti, quelli lì ti danno una mano in più perché vanno a coprire una superficie maggiore e hanno un po' meno la tendenza a finire sotto allo stencil, oppure i tamponcini con il manico e la gomma piuma alla fine. Esistono di varie misure, ci sono quelli tondi, ci sono quelli quadrati, ci sono di diverse grandezze, densità e spessori, oppure potete usare proprio la classica gomma piuma, il mattoncino classico di gomma piuma, ve lo tagliate voi della grandezza precisa. Altrimenti si possono usare anche i rulli, perché no, si può usare anche il rullo. Ovviamente lì attenzione a quando andiamo a premere, attenzione a non esercitare una pressione esagerata. Il discorso comunque è sempre lo stesso: con lo stencil non bisogna caricare troppo prodotto e non bisogna premere troppo quando si cerca di trasferire il prodotto all'interno dell'immagine. Quindi no, non si applica solo a pennello, o ci sono i tamponcini specifici, oppure ce li creiamo noi con la gomma piuma, con la spugnettina. Ovviamente spugna con una piccola alveolatura, non possiamo andare ad utilizzare, anzi possiamo anche andare ad utilizzare le spugne di casa, quelle con l'alveolatura grande, però chiaramente il risultato poi non sarà una tinta unita piena, ma si vedranno le alveolature della spugna, che comunque può essere anche un bel effetto, cioè in realtà. Quindi no, non si applica solo a pennello. Allora, se i tormentoni sono finiti e se non ci sono domande da casa, non ci sono, bene, allora io mi volevo prendere un paio di minuti vabbè, facciamo il solito reminder, ricordiamoci i nostri social. Volevo prendere poi un paio di minuti, un minutino, per fare dei saluti, quindi finirò la trasmissione fingendo come tutte le volte, vi ricordiamo, però in realtà sono emozionato e sono commosso e ci tengo moltissimo a questa cosa del salutarvi. Quindi, rimarremo attivi nonostante la pausa estiva, rimarremo attivi sui nostri social, sulle nostre pagine, su YouTube, su questa pagina Facebook, sul sito stesso. Quindi su YouTube e su Facebook potete trovare i video, su Facebook continuate a mandarci le foto perché le postiamo sempre più che volentieri, livello sempre più alto, complimenti, sempre più bravi. E sul sito, rimaniamo attivi anche sul sito, dove trovate il blog, trovate l'articolo ogni volta relativo al videuccio, al live che abbiamo fatto, trovate anche i video sviscerati senza live, quindi se non volete sentirmi chiacchierare potete anche prendere solo il tutorial. Trovate la pagina L'Esperto Risponde, dove potete mandare tutti i vostri dubbi, curiosità e perplessità, insieme cercheremo di trovare una soluzione, di darvi una risposta. E trovate soprattutto l'elenco di tutti quanti i negozianti, quindi anche quelli che continuano a fare le consegne a domicilio. Direttamente sulla home page potete trovare già il link, inserite la vostra provincia di riferimento, vi esce l'elenco completo con contatti e tutto. Quindi dicevo prima, il giovedì continueremo a postare video sulla pagina Facebook, non ci sarà il live, però saremo comunque presenti, vi risponderemo, se non io personalmente, ma c'è tutto uno staff dietro, c'è il nostro social media staff super attivo, sempre presente 24 ore su 24, potete anche svegliare Irene e Esther in piena notte e loro vi rispondono. Poi mi picchieranno dopo per quello che ho detto. Comunque niente, anche per oggi è tutto, anzi
è tutto per la prima stagione, è tutto. Siamo arrivati all'undicesima puntata, è stata una gran bella cavalcata. Speriamo di avervi offerto un servizio, speriamo di avervi risolto qualche problema o semplicemente anche di avervi acceso un minimo la molla della creatività e della curiosità. Detto questo, volevo fare, ecco, sono arrivato alla parte quella dove poi probabilmente mi commuoverò. No, non è vero, sono una roccia, ce la faccio. No, volevo, io e Rio siamo quelli che ci mettono la faccia, io sono quello che dice le scemenze e lui è la parte bella. Però in realtà alle spalle c'è tutto un team, c'è tutto uno staff che lavora. Irene l'avete già conosciuta, anche se in maschera, e quindi non saprete mai la sua vera identità. Però dopo in ufficio c'è Esther insieme a Marco e insieme a Simone, che si occupano dei montaggi, si occupano delle risposte, si occupano degli articoli sul blog, quindi fanno un lavoro molto 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 importante. Le grafiche, tutto quello, perché c'è un mondo, io mi limito a verniciare, ma c'è veramente un mondo dietro a tutto ciò. Un grazie va particolarmente a Luca Fotia, che mi ha scritto ogni volta tutte le varie scalette aiutandomi tantissimo. Un grazie forte va ad Elisa Kayam, che è il nostro capo in Rio Verde, che ha creduto in noi e nel progetto. E un grazie anche sentitissimo a Manuel Siragna e a Lindro Aldovandi, i nostri dirigenti, i nostri capi, che anche loro hanno creduto subito nel progetto e ci hanno dato la possibilità proprio fisica e pratica di poterlo portare avanti. Un grazie va a tutti voi, a tutti quelli che ci hanno seguito. Basta, un abbraccio, c'ho la lacrima, è vicina. grazie a tutti, ci rivediamo a settembre. Buona vernice a tutti.